Buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live. Questa è la parte dedicata al commento, alle immagini, alle interviste di una domenica che ha visto il 50% degli abruzzesi di Serie C in campo. Oggi c'era il Teramo contro la Fermana, domani sera invece il posticipo di campionato del Pescara nel match di lusso della 13ª giornata al Manuzzi di Cesena contro il Cesena. Ovviamente domani sera lo seguiremo, come vi abbiamo abituato nel corso di un'altra edizione dell'Abruzzo del Pallone Live, ma sarà argomento di domani. Poi ovviamente parleremo anche, faremo un accenno anche sulle questioni Pescara. Oggi conferenze stampa di Auteri e Viali in vista della trasferta dei biancazzurri domani sera proprio in Romagna. Oggi c'era in campo, come detto, il Teramo, che ha battuto 3-2 la Fermana, ma c'era in campo la Serie D, non tutta però, perché la partita tra Notaresco e Matese è stata rinviata per casi Covid, e sono 4 in casa rossoblù. E poi vedremo, perché poi il Notaresco in settimana avrebbe dovuto giocare la gara di Coppa Italia contro la San Benedettese. Vedremo se ci sarà uno slittamento anche di quella partita, e poi la trasferta di Castelfidardo di domenica prossima. Ma in Serie D vince a Valanga il Pineto, fa 5-0 contro il Vasto Girardi. Nel derby tutto nero-verde vince il Castelnuovo 3-1 in casa del Chieti, e poi sconfitte invece per Nereto e Vastese in campi marchigiani, con punteggi diversi ma comunque entrambe dolorose le sconfitte. Saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, che vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio. Ciao a tutti, buonasera. In Serie A sono in campo Lazio-Salernitana 3-0, 1-1 tra Napoli e Verona. Questi i punteggi, aspettando il derby delle 20:45. Non vi preoccupate, cercheremo insomma di essere più rapidi possibile e non farvi fare per forza di cose qui e là, perché immagino che il derby di Milano, anche per il sottoscritto, insomma, è un appuntamento da assolutamente non perdere. Vediamo i risultati. Ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, potete scegliere voi. Vediamo i risultati in Serie C, girone B. Ovviamente aspettando Cesena Pescara di domani, Pontedera Grosseto 2-0, oggi vittoria dell'Entella sul campo dell'Ancona 3-1, Imolese Gubbio 2-2, Lucchese Montevarchi 2-0, Olbia Carrarese 4-1, Pistoiese Viterbese 2-1, Siena Modena 1-2, Teramo Fermana 3-2, Vispesa Roreggiana 0-3, domani sera Cesena Pescara alle ore 21. Classifica dopo 13 giornate di campionato, ovviamente la capolista rimane la Reggiana, che va a quota 31 punti, a 27 c'è il Modena e a 25 c'è il Cesena, che come vedete è in terza posizione adesso. Il Pescara in quarta e approfitta del fatto che Siena e Ancona abbiano perso oggi, e dunque domani, facendo un risultato positivo a Cesena, potrebbe accorciare proprio sulla terza in classifica, ma ovviamente vedremo come andrà poi domani sera. 19 punti Imolese e Virtus Entella, 18 per Gubbio e Vispesaro, 17 per la Lucchese, 16 per l'Olbia, 15 per Pontedera e Carrarese, 14 per il Teramo, 13 per Pistoiese e Montevarchi, 12 per la Fermana, 10 per Grosseto, 7 per la Viterbese. In una settimana, questa ve lo diciamo già, che sarà per noi abruzzesi assolutamente particolare, perché sabato prossimo allo stadio Adriatico Cornacchia alle 17:30 ci sarà Pescara-Teramo. In settimana c'è stato il turno di Coppa Italia, vinto al Teramo per 1-0 col Diviero. Però chiaramente il campionato per entrambe oggettivamente è un'altra cosa. Sabato prossimo alle 17:30, ovviamente, fare i puntati per quanto ci riguarda, sarà un sabato speciale per l'Abruzzo calcistico. Serie D, girone F, la giornata era la numero 8. Vediamo, Aurora Alto Casertano, Porto d'Ascoli 0-0, Chieti Castelnuovo 1-3, Monte Giorgio Fano 2-1, come detto rinviata Notaresco Matese per casi Covid. Sul fronte rosso-blu, Pineto Vasto Girardi 5-0, Recanatese Nereto 6-0, San Benedettese Castelfidardo 1-0, stesso punteggio con cui il Tolentino batte la Vastese 1-0. Trastevere Fiuggi dunque cade la capolista, e lo fa nel derby tutto laziale contro il Trastevere 2-0. Vediamo la classifica dopo 8 giornate di campionato, che si fa interessante perché ci sono a 18 Trastevere e Fiuggi, dunque il Trastevere aggancia proprio i rivali odierni. A 16 punti c'è la Recanatese, che deve ancora completare la partita contro il Castelnuovo, e a 16, e come vedete all'asterisco così come il Castelnuovo. 16 punti anche per il Pineto, 14 per il Porto d'Ascoli, 13 per Castelnuovo, Notaresco e Castelfidardo ovviamente
Anche qui Notaresco e Matese hanno una gara in meno rispetto alle altre. Matese 12, Tolentino 12, 10 per il Montegiorgio, 9 per Chieti e Vasto Gerardi, 7 per Vastese e San Benedettese, 5 punti per il Fano, chiudono la classifica l'Aurora Alto Casertano che col punto di oggi contro il Porto d'Ascoli aggancia proprio il Nereto. Io direi di cominciare subito andando sui campi, partendo dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove il Teramo batte 3-2 la Fermana. Vediamo. 3 gol per gettarsi Montevarchi alle spalle, 2 per capire che anche le gare chiuse poi, non sono definitivamente. Il Teramo conclude nel migliore dei modi una settimana aperta nel peggiore dei modi, da Pontedera al 3-2 con la Fermana, che permette al Diavolo di sorpassare i marchigiani in classifica e prendere ossigeno in attesa del derby, stavolta di campionato, di sabato prossimo. Gara più chiusa di quanto il punteggio direbbe, perché Federico Viero stappa la contesa dopo appena 4 minuti e fa una sottolineatura doppia a 5 giorni davvero da incorniciare. Il suo diagonale esalta il Bonolis che ritrova un Diavolo fatto di geometrie e di qualche problema fisico di troppo, come quello che al 17esimo costringe Bua a lasciare il posto temporaneamente a Rillo. In mezzo la reazione della Fermana che si fa preferire da metà tempo in avanti, Marchi e Panitteri su tutti, ma che rischia di capitolare quando Bernardotto decide che il litigio col gol continua ancora, spedendo su Ginestro un'occasione ghiottissima al 25. Nella parte finale di prima frazione degli ospiti che piazzano le tende nella tre quarti biancorossa, ma che non vanno oltre una testa alta di Frediani e qualche altro brivido potenziale che il Teramo spesso si crea anche da solo. Gli inizi di tempo però sono la specialità della casa. Dopo la sgroppata di Ndreka, entrato per il subentrante Rillo che libera Malotti per il diagonale sul fondo, e la doppia occasione di testa, Piacentini da un lato e Mordini molto più pericoloso dall'altro, gli indizi portano a supporre che le emozioni saranno ancora tante, specie per il pubblico di casa, visto che Mungo, fulmine dai 20 metri con Ginestra immobile, decide che è arrivato il momento di mettere il sigillo alla partita, chiusa con mandata tripla dalla fuga solitaria con scavetto sontuoso di Rosso per un 3-0 che al minuto 57 sembra quasi anticipare e di molto il momento del commento ad un match a cui Riolfo però vuole rimanere comunque attaccato, malgrado Bernardotto rischi di chiuderla con un diagonale che si spegne di un soffio al lato. E allora, malgrado sia sotto di 3, gli inserimenti in casa gialloblu di Capece e Nepi danno nuova linfa alla Fermana, che rischia di riaprire la contesa con la testa di Graziano salvata da Agostino in campo al posto del febbricitante Tozzo e successiva stoccata fuori di Blondet sotto misura. Diavolo appagato e che regala a Viero la standing per far spazio al Lombardo, falloso però su Panitteri al minuto 65. Marchi dal dischetto non sbaglia e regala qualche barlume di speranza agli ospiti, pericolosi con Rodio, ancora bravo Agostino, mentre Rosso, dopo la mezz'ora, gira debolmente tra le braccia di Ginestra un servizio di un Mungo versione scintillante. Ci prova anche Berligea a 6 dal 90esimo, quando già il Bonolis aveva tributato a Bernardotto gli applausi doverosi dopo una prova generosa sì, ma ancora senza gol. E con la rete di Nepi ad un passo ai titoli di coda, che regala 120 secondi di tensione non richiesta agli oltre 1000 sugli spalti, ma che non cambia la destinazione dei 3 punti che rimangono in Abruzzo e permettono al Diavolo di presentarsi non più convalescente ma guarito all'appuntamento dell'Adriatico Cornacchia di Pescara di sabato prossimo. Fermana sorpassata e adesso sì che la classifica fa meno paura. Sì, c'è soddisfazione perché abbiamo creato tanto, siamo riusciti a realizzare più gol, ne potevamo fare altri, e siamo riusciti a farla davanti a una squadra che stava facendo molto bene nelle ultime partite, veniva da 7 punti in 3 gare. Una squadra che stava giocando anche in maniera molto solida e quindi essere riusciti a creare tanto e a giocare, io penso per 75 minuti, veramente una gran bella partita, mi dà soddisfazione, da seguito a quello che i ragazzi erano riusciti a fare mercoledì, e quindi oggi gli devo fare per forza di cose complimenti. È chiaro che noi dobbiamo insistere su questa strada, perché Pontedera contro il Montevarchi non si dimentica, e abbiamo creato molto, anche molte volte presupposti per fare anche il 4-0, avevamo concesso poco alla Fermana, continuando su quella che era anche la prova difensiva che avevamo fatto vedere contro il Pescara mercoledì. Poi secondo me siamo un po' mancati dal punto di vista della lucidità e su 2 palloni tra virgolette un po' sporchi abbiamo preso i 2 gol che ci hanno
fatto soffrire fino al 94esimo, 95esimo. Però insomma io sono estremamente soddisfatto perché anche nelle difficoltà la squadra è sempre rimasta nella partita. Mi piace oggi rimarcare anche la prova di Bernardotto, perché ha fatto secondo me una partita straordinaria e ha fatto giocare veramente bene la squadra, e soprattutto nella profondità ha costantemente messo alla frusta i difensori della Fermana e ci ha dato la possibilità di esprimere tanta qualità con gli interni di centrocampo, con gli esterni che venivano dentro il campo, perché gli allungava sempre gli spazi. Quindi oggi veramente la prova di Bernardotto è sopra le righe. Mister Rolfo, mister, è arrivata questa sconfitta dopo 7 punti in 3 gare, una partita anche strana se vogliamo, la rete del vantaggio subito, poi il finale del primo tempo in grande crescendo della Fermana, lì è mancato la stoncata per il raddoppio, poi quell'1-2 nella ripresa poteva uccidere chiunque, la Fermana è rientrata completamente in partita, gli minuti finali quasi quasi arrivava il pareggio. Sì, è una partita non difficile da commentare, però particolare, dove noi abbiamo concesso quelle 3 situazioni da gol in maniera troppo facile. Abbiamo aperto la strada al Teramo, che è una squadra che sa giocare, che se cerca gli spazi in maniera organizzata, noi gli abbiamo concesso delle cose che non dovevamo fare, e poi facendo la partita, giocando tanto, creando situazioni da gol, mancando un po' nella stoccata decisiva sia nel primo tempo che nel corso del secondo tempo, salvo poi nei minuti finali dove probabilmente meritavamo anche il pari. Mister, il rammarico forse proprio per quel finale del primo tempo, perché almeno 3 o 4 occasioni molto importanti, forse lì poteva cambiare tutto. Sì, ma con i se e con i ma si va da nessuna parte, cioè bisogna essere più concreti, più cattivi anche nelle situazioni che si trovano fronte porta avversaria, ci vuole un pochettino più di fame, e poi bravi loro, bravo portiere, bravi, possiamo fare complimenti a tutti, ma noi qualche cosa sul campo abbiamo lasciato e questo non deve succedere. Una partita come questa però lascia l'amaro in bocca, ma anche segnali positivi, cioè la squadra è sempre vigile, attenta e cerca sempre di rimanere in partita, lo ha fatto fino alla fine. No, devo dire che questo ha dato onore e merito ai ragazzi, stanno comunque lavorando bene, con grande impegno e con grandi stimoli, e purtroppo tra virgolette non si può vincere sempre, oggi siamo cascati, dobbiamo recuperare subito forze, energie, fisiche e mentali per affrontare le partite a seguire. Vittoria dunque 3-2 per il Teramo contro la Fermana. Andrea, prima ascoltavamo Federico Guidi che, e mi ha molto colpito, ha detto comunque Montevarchi non si dimentica, nonostante siano arrivati successo in Coppa Italia, successo oggi in uno scontro diretto. A proposito, parentesi aperta e chiusa, esonerato anche Raffaele a Viterbo, quindi altro cambio di panchina, viterbese probabilmente ha sbagliato più di qualcosa nella costruzione, cambierà anche 10 allenatori, ma probabilmente c'è qualcosa che non va all'interno della squadra, comunque parentesi che ci interessa relativamente. Dicevo, questo fatto che comunque Montevarchi resti come pungolo anche costante di questa squadra mi ha molto molto colpito, non so a te. Sì, anche a me ha colpito oggi, ma è evidente che su questo ha lavorato molto Guidi, sul fatto di non ripetere una prova così brutta, anche perché il Teramo ha questa forza, cioè giocare con intensità, giocare con grande aggressività. Se perdi questo e poi perdi anche le misure in campo, accade che, come ha fatto il Montevarchi, va a nozze negli spazi e la squadra di Malotti affondava a piacimento. Troppo brutto quel Teramo per essere vero. Il Teramo che si è visto oggi, al di là della vittoria, ma già nella gara col Pescara aveva ritrovato le sue qualità più importanti: intensità, aggressività e anche una discreta organizzazione difensiva che, come ha detto oggi Guidi, è stata tale fino al 70esimo, 75esimo. Poi qualcosa è un po' saltato, è mancato un po' di lucidità. Teramo che nell'ultima partita ha preso troppi gol rispetto alla solidità che metteva in campo nelle prime giornate di campionato. Però il Teramo aveva bisogno di ritrovarsi, la bravura del Teramo è aver fatto durare poco tempo, almeno per ora questo possiamo dire, il momento d'impasse, perché poi queste situazioni possono protrarsi nel tempo e far perdere tanti punti. Invece
Teramo ha perso malamente in casa col Cesena, era anche rabberciato, ha perso male a Pontedera. Oggi era una gara importante e la squadra si è rimessa in sesto. Ora arriva il derby e sicuramente arriva il Teramo con rinnovata fiducia, perché la prova di oggi ti dà questa botta di autostima. Poi Guidi chiaramente dovrà fare anche un po' la conta con gli indisponibili, perché oggi potrebbe essersi aggiunto Bua e quindi dovrà gestire queste cose, dovrà gestire anche l'eventuale assenza la sicura assenza di Ndreka, che comunque sì, insomma, faceva comodo averlo in questo momento della stagione dove ci sono diverse assenze. Anche alla luce del fatto che oggi Rillo non ha brillato, e quindi questa è una cosa da tenere in considerazione. Eh sì, perché Angelo Ndreka è stato convocato con la nazionale Under 21 dell'Albania, doppio impegno contro la Slovenia il 12 e contro il Kosovo il 16 novembre, e dunque non sarà a disposizione per la gara di sabato prossimo 13, e dunque sarà il giorno dopo Albania-Slovenia. Non sarà disponibile per il derby contro il Pescara, peraltro Trasciani è sulla via del recupero, Rillo insomma così, Soprano spera di esserci per sabato pomeriggio, insomma le assenze sono tante, e anche qualche diffidato oggi è stato anche risparmiato, è entrato, ha tirato un po' indietro la gamba, come è giusto che sia, per non rischiare un'ammonizione che avrebbe creato ulteriori altri problemi a Guidi. In tribuna c'era Sandro Federico, che è praticamente DS in pectore, perché domani, lo ricordiamo, ci sarà il passaggio di quote a Roma, delle quote di maggioranza da Franco Iachini ai fratelli Ciaccia. Sandro Federico è stato individuato come nuovo direttore sportivo, con Carlo Muse dovrebbe occuparsi, dovrebbe essere direttore invece dell'area tecnica del Teramo. Sandro Federico ha parlato un po' della partita, poi gli abbiamo chiesto anche qualche cosa di mercato, lui ha smentito sul portiere, vediamo cosa ci ha detto. Una vittoria importantissima, direi, dopo quella col Pescara. Oggi secondo me la squadra ha dato seguito a quella prestazione, quindi bene così. Che cosa ti ha convinto maggiormente? Ecco, hai rivisto magari qualche giocatore, faccio un esempio su tutti, Federico Viero, su cui probabilmente quando è stato acquistato tre stagioni fa avevate puntato, che forse si è un po' fermato ad un certo punto nella crescita. Quest'anno è il suo anno, ha già fatto 3 gol, 2 in campionato, 1 in coppa, è un giocatore che può essere il suo anno? Assolutamente, deve essere, perché so quello che vale, l'ho voluto fortemente 3 anni fa, conosco perfettamente le sue qualità e ha bisogno solo di fiducia. Probabilmente anche l'organico di questi ultimi 2 anni erano comunque squadre forti, squadre con tante alternative. Quest'anno secondo me ormai ha completato la sua maturità. Ma Fede inevitabilmente è stato sempre un po' più in ritardo, anche nel suo passato nel settore giovanile, e ha avuto sempre bisogno di un po' più di tempo. Adesso lo vedo, dopo Pistoia, rivedo il Federico della prima parte di qualche anno fa. Si è parlato molto nelle scorse settimane di Tozzo e della possibilità che il Teramo possa tornare sul mercato alla ricerca di un portiere svincolato. Si è fatto il nome di Crispino, è vera o non è vera questa notizia? Allora, è ovvio che c'è un problema, soprattutto nel caso in cui ci dovesse essere una defezione di Tozzo o di Agostino, non c'è un terzo portiere anche, come dire, che sia in grado di giocare. Quindi la lacuna sta proprio lì, e quindi secondo me un intervento probabilmente si farà per cercare un terzo portiere valido. Che certo giro? Sì, perché probabilmente c'è un rischio serio, perché in caso di qualsiasi tipo di problema di Agostino, oggi si poteva creare questa difficoltà, perché ci sono ragazzi molto più giovani che ancora non sono pronti per un campionato così importante. E quindi vediamo, intanto domani ci sarà il passaggio di proprietà e poi martedì ragioneremo con calma anche su questi aspetti. Si farà quello che c'è bisogno, insomma. Quindi se dico Crispino è settimana prossima, che cosa dei due elementi ho sbagliato?
che Crispino non interessa e ragioneremo su eventualmente qualche altra idea. Sarà una politica ancora dei giovani oppure magari si proverà ad andare un pochino oltre, alzare un po' l'asticella? Adesso intanto giochiamo le prossime al massimo e questi ragazzi devono fare come hanno fatto oggi e come hanno fatto mercoledì. Poi si faranno delle valutazioni e si interverrà ovviamente a gennaio, dove la squadra può avere qualche lacuna, e a gennaio di solito si interviene con qualche giocatore più esperto di solito, quindi rientra anche nella normalità, però l'importante è continuare a vedere questi ragazzi crescere comunque di partita in partita. E quindi Crispino no, Tonti no, qualcuno arriverà, non sappiamo temporaneamente quando, cioè se subito, ma mi è parso di capire subito anche per le motivazioni con cui verrà preso un portiere, perché insomma avete non so, Andrea, hai sentito, se si fa male, se è fuori Tozzo e si fa male Agostino, e Teramo non ha un portiere, oggi Tozzo era febbricitante, Agostino ha parato e lo ha fatto anche bene, però non c'era un portiere di riserva. Io credo che non sarà un vero e proprio portiere di riserva, sarà un secondo barra primo a naso. Però non è Crispino e non è Tonti, quindi questi. Jacobucci l'ha preso il Pescara, dobbiamo andare sugli svincolati, immagino. Però insomma il Genoa ha mandato Agostino a Teramo, fa il secondo, non ha molto spazio. Tozzo in teoria era il titolare della squadra, se arriva un portiere e sarà il titolare poi forse anche troppo. Quindi in teoria se è un problema di terzo portiere potrebbe essere preso o un portiere di grande esperienza che non ha grandi pretese, oppure un ragazzo un po' più di mezza età che anche lui però ha chiaro il fatto che Tozzo è il titolare. Se poi Tozzo non ha convinto finora e si intende cambiare la gerarchia e prendere un portiere che sia meglio di Tozzo, beh, questa può essere la decisione più d'impatto. Federico da questo punto di vista non è stato esplicito, ha parlato del fatto che serve un terzo portiere, perché nel caso di oggi senza Tozzo e con Agostino che può andare incontro a un infortunio in partita o una squalifica, non è il terzo portiere. Però io penso che se c'è anche abbastanza fretta di intervenire, forse perché l'attuale titolare del Teramo, che è Tozzo, non ha pienamente convinto. A me pare, prendiamo atto di quello che dice Sandro Federico, ma se c'è questa relativa fretta, io penso che possa esserci anche un avvicendamento delle gerarchie. A proposito di portiere, io prima ti ho fatto il nome di Crispino, poi ti ho fatto Jacobucci, perché in questi giorni diciamo che dal punto di vista dei portieri svincolati ci siamo fatti una cultura proprio per capire chi sarebbe arrivato a Pescara. Alessandro Jacobucci, ufficiale da ieri, prima convocazione, parte per Cesena, non Val di Fiori, e quindi entriamo un attimo, qualche minuto sul pre di Cesena-Pescara. Oggi te, Andrea, hai seguito la conferenza stampa di Gaetano Auteri. Ci ascoltiamo le parole del tecnico siracusano, poi rientriamo e facciamo con te il punto della situazione in casa biancazzurra. Ma la prestazione di Coppa abbiamo cambiato tanto, forse si poteva anche cambiare meno, ma ho preferito così, perché poi è giusto dare le opportunità a tutti. Ho avuto delle risultanze, ho avuto dei riscontri da quello che abbiamo fatto. La partita di Cesena è un nodo, come un nodo importante, lo è ancora di più per noi, perché noi purtroppo quelle due partite un po' hanno condizionato, quelle con Modena e Reggiana in casa, hanno un po' condizionato il nostro cammino, per cui dobbiamo fare punti che sono importanti. Non è una partita decisiva, perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere. Conseguenza soprattutto di quelle due partite sono il nostro percorso, che continua a dire il nostro percorso è un percorso destinato a crescere, di questo ne sono certo. Però nel frattempo c'è questa partita contro una squadra che ha dimostrato di avere valore importante, ma noi con tutto il rispetto non ci sentiamo inferiori a loro, quindi sappiamo che dobbiamo fare il risultato passa dalla prestazione che faremo, e faremo una prestazione importante, sono convinto.
Ecco, queste le parole di Auteri. Intanto sotto ci scrivono poco fa perché il Teramo non prende Fiorillo, che a Salerno non gioca mai, perché i soldi che gli dà la Salernitana, benché non giochi mai, il Teramo non glieli potrebbe dare mai a Fiorillo. Detto questo, Andrea, snodo fondamentale, ha detto Auteri, quello di Cesena, perché gli altri due snodi, ha nominato le gare interne con Modena e Reggiana, sono andate male. E questo ha sensazione, almeno sentendo le parole di Auteri, come se avesse voluto dire: quelle due partite hanno un po' indirizzato quello che è il nostro cammino attuale. Beh, se quelle due partite fossero finite pari, è chiaro che la classifica sarebbe abbastanza diversa e andrebbe anche un po' a condizionare giudizi che per il momento per il Pescara non sono positivi, perché c'è un certo distacco e ora c'è anche ulteriore pressione, perché la Reggiana ha vinto in trasferta, il Modena ha vinto in trasferta, quindi se il Pescara domani non vince il distacco aumenterà ancora di più. Tra l'altro la domanda l'ho fatta io, ho chiesto se poteva essere uno snodo cruciale e avevo quasi abbozzato un anticipo di risposta dicendo: lei mister dirà che comunque sono tutte partite importanti o cruciali. Invece lui ha detto no, è una gara di una particolare importanza, proprio perché nei precedenti scontri diretti che abbiamo perso, ha detto Auteri, si è creato poi quel distacco notevole, riferimento appunto alle partite già citate. Però è evidente, la conferenza è arrivata prima delle gare del pomeriggio, le gare del pomeriggio restituiscono una classifica che, se il Pescara domani non dovesse vincere a Cesena, renderà molto lontane Reggiana e Modena, e se il Pescara perde anche il Cesena. Certo. Quindi praticamente perdere a Cesena domani quasi vuol dire alzare bandiera bianca per quanto riguarda la lotta per il campionato, perché oltre al distacco poi ci sono tre squadre, Reggiana, Cesena e Modena, su cui fare la corsa, non una sola. Quindi è necessario fare la più risultato. Vicina sarebbe, in caso di sconfitta, a 7 punti. Assolutamente, e a quel punto cosa potrebbe succedere? Succederebbe che il Pescara dovrebbe giocare per il piazzamento playoff. Certo. Troppo presto per poter abbandonare la lotta per il primo posto, siamo ai primi di novembre, sarebbe troppo presto. Non dico che sarebbe un fallimento perché è esagerato, però è tutto il contrario di quello che ci si poteva immaginare per quelli che erano i propositi di inizio stagione. Assolutamente. Ci dai le ultimissime di formazione, cioè quali sono le indicazioni che sono arrivate dalla seduta di rifinitura? Io capisco che adesso, un po' con la scusa del Covid, un po' con tutte le squadre, diciamo che hanno più facilità a mascherare quello che prima era difficilmente mascherabile. Il Covid in questo ha un po' spianato la strada. Però quelle che secondo te sono le sensazioni, innanzitutto partendo dal modulo, se confermo se c'è un ritorno alla difesa a 4 oppure si andrà col 3-4-3? Beh, oggi Auteri ha fatto intendere questo, che si giocherà con i tre centrocampisti e quindi a questo punto il 4-3 è il modulo prescelto. Io penso che la formazione sia abbastanza fatta, con Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Nzita, con Pompetti, Memusciai e Rizzo. Davanti, con Ferrari e Galano, penso ci sia questo ballottaggio. Ieri io pensavo ci potesse essere un ballottaggio Ferrari-De Marchi, ma probabilmente Ferrari in questo momento è in chiaro vantaggio. A sinistra, e la scelta è tra fare il tridente pesante con De Marchi. Oggi in un passaggio, nella conferenza, Auteri ha detto è importante avere presenza in area di rigore. Questo mi fa supporre che si potrebbe optare per De Marchi con Ferrari. Però Dursi sta bene e con Dursi al posto di De Marchi sarebbe un tridente un po' più lineare. Io penso che sia lì il vero ballottaggio rispetto al resto di questi 11 che ho prima declinato. Assolutamente. Intanto chi ci sta seguendo anche sul piattaforma Facebook, Stefano per esempio, che ci ha scritto: per me Agostino, ovviamente torniamo per un attimo a parlare di Teramo, può fare benissimo il titolare, almeno abbiamo un portiere rispetto alle giornate precedenti, non possiamo rischiare di perdere altri punti per orrori in porta che spezzo le gambe ad una squadra che gioca quasi sempre bene. Poi vedremo insomma come andrà, e soprattutto dal tipo di scelta, caro Stefano, del portiere che prenderà il Teramo si capirà anche se Tozzo sarà un titolare inamovibile, quello che arriva a, diciamo, per età o per esperienza un lignaggio inferiore, quindi già con la premessa di dover fare il sostituto, oppure se sarà un giocatore che viene per giocarsi il posto. A quel punto vuol dire che insomma la titolarità di Tozzo di inizio anno è messa un po' in discussione. Comunque noi ci fermiamo,
con la Serie C. Andiamo in pubblicità ricordandovi che domani sera dalle 20:30 torna l'Abruzzo del Pallone Live con Andrea Costantini, con Paolo Renzetti dallo stadio Manuzzi per Cesena Pescara. Ci fermiamo con la Serie C, non cambiate canale perché tra poco saremo ad aprire l'amplissima pagina legata alla Serie D. Pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del Pallone Live. Una buona serata in studio con me, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Tra poco, più tardi, veniamo da te. E intanto diamo la buona serata in collegamento su piattaforma Zoom, perché inizieremo questo giro dei campi con l'Angelini di Chieti, con Chieti Castelnuovo. Chi la partita tra poco ce la racconterà, ovvero Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. E poi in collegamento anche uno dei protagonisti del pomeriggio di anno dell'Angelini, Lorenzo Emili del Castelnuovo. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti quanti, ciao. E allora, cominciamo subito con le immagini. Vediamo il servizio con cui il Castelnuovo batte il Chieti 1-3, Stefano Recanati. Il derby tutto a tinte nero-verdi se lo aggiudica il Castelnuovo, che batte per 3-1 all'Angelini il Chieti. Complimenti alle due formazioni per aver dato vita ad una partita vincente, giocata a viso aperto fino al triplice fischio finale. Mister Lucarelli recupera in extremis l'ex Luca Fabrizi, a cui affida una maglia da titolare in avanti al fianco di Akamadu. Nel 3-5-2 d'inizio gara spazio per Dimino sulla fascia di destra, mentre a centrocampo non c'è Verna, al suo posto gioca Puglielli. Una novità per Guido Di Fabio, uno degli ex della gara, che un po' a sorpresa schiera Morelli sulla tre quarti con Ragni che si accomoda addirittura in tribuna. Parte subito con il piede premuto sull'acceleratore il Castelnuovo, che prima si vede giustamente annullato un gol per fuorigioco di Ripa su respinta corta di Fusco su conclusione insidiosa di Morelli. Gol che i teramani trovano alcuni istanti più tardi, quando Emili approfitta di un errore grossolano di Consorte, che perde un pallone in fase di impostazione. Il trequartista è un falco e con una conclusione a giro mette alle spalle di Fusco. Terza rete finora in stagione per il numero 10. I padroni di casa non ci stanno e pervengono al pari. Prima del quarto d'ora a Cammado parte sul filo del fuorigioco e riesce a mettere alle spalle di Grace, ma la rete è annullata per posizione di offside. Cresce la manovra del Chieti, che prende fiducia e metri in campo e va di nuovo vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza di Mariani. Pallone indirizzato all'angolino, ottima la risposta di Grace in angolo. Prima del riposo l'occasione più nitida per il pareggio teatino. Dimino all'indietro per Fabrizi, che a botta sicura trova sulla sua strada ancora la risposta di Grace. Poi Pietro Antonio non inquadra lo specchio. Ad approcciare la ripresa nel migliore dei modi è il Castelnuovo, che al quinto va vicino al raddoppio con Ripa. L'attaccante sfugge via la difesa di casa, ma la conclusione dell'ex Juve Stabia trova la risposta con i piedi di Fusco. Castelnuovo trova il raddoppio però qualche istante più tardi. Morelli e Caparbio sulla destra a tenere in vita il pallone, che serve al centro per Emilli, che resiste al rientro di un difensore che deposita in rete per la sua doppietta di giornata. Il Chieti però è vivo ed è costantemente dentro la partita, quando al quarto d'ora con il neoentrato Verna approfitta di un pallone vacante in area di rigore e di potenza punisce Grace sotto la traversa. Ci crede adesso il Chieti, che un solo giro di lancette più tardi grida al calcio di rigore trattenuto in aria ai danni di Akamadu, ma ad ampi gesti Quarà di Nichelino fa proseguire. Formazione di casa ancora protagonista a metà frazione, uno degli ex di giornata Fabrizi ad avere una colossale occasione al centro dell'area di rigore, ma l'attaccante Cincisca si fa chiudere da un intervento alla disperata di Terrenzio. La formazione di Lucarelli in costante posizione offensiva lascia per forza di cose spazio alle ripartenze del Castelnuovo, che al 25esimo fa le prove col tris con San Severino. La conclusione dell'esterno è respinta da Fusco, poi Prestiani non inquadra lo specchio. Sul finale c'è il tempo anche per vedere il 3-1 a firma di Thomas Prestiani, che dopo la doppietta di Coppa bagna così il suo esordio in campionato. A fine gara Chieti a colloquio con i tifosi della curva Volpi, che chiede maggiore impegno ai propri beniamini, mentre il Castelnuovo inizia nel migliore dei modi un mese di novembre davvero insidioso. Questo è il successo del Castelnuovo. Due gol per te Lorenzo. Che partita è stata? Primo gol abbiamo visto, diciamo, una specie di regalo di Consorte, il secondo, diciamo, da uomo d'area di rigore. Diciamo di sì. Il primo, sì, ho sfruttato un disimpegno del difensore ed è andata bene. Il secondo, sì, diciamo che non sono un falco sotto porta, però è andata. Sono stato bravo. Ecco, che cosa vuol dire portare a casa una partita come quella contro il Chieti per una formazione come la vostra? Ma penso, al di là della partita, che poteva essere magari blasonata come un derby o come una partita appunto di cartello, è stata
una partita molto, molto insidiosa, perché entrambe le squadre volevano fare il risultato. Noi siamo stati molto determinati, e appunto ci darà la consapevolezza nei nostri mezzi, perché penso che siamo una squadra molto competitiva e la vittoria di oggi ci darà sicuramente una spinta in più. Ecco, non me ne volere, però noi qualche settimana fa abbiamo avuto Luca Evangelisti in collegamento e gli abbiamo chiesto su quale giocatore, magari, quali sono i giocatori più interessanti del Castelnuovo. E lui ci ha detto, guardate, Lorenzo Emili può fare ad occhi chiusi la Serie B. Ecco, ora, diciamo che si è sbilanciato un po' troppo? Ma no, non lo so, penso di sì, magari. No, beh, io so che c'è stima da parte di tutta la dirigenza e mi fa molto piacere, quindi penso che mi dia anche una spinta in più in mezzo al campo nel fare per dare il 110%. Poi il calcio sì, è questione di categoria, io penso a fare bene, poi se ci sarà l'opportunità di andare in una categoria superiore, ben venga. Però non so, sinceramente, Serie B non lo so. Lui ne parlava come potenzialità. Poi ti faccio fare una domanda anche da Stefano Recanati. Però io mi ricordo qualche anno fa Lorenzo Emili, che aveva, diciamo, a livello di gioco un baricentro a Giuliano un po' più indietro. Poi come e magari il gol lo trovavi un po' di meno. Qual è stata la tua evoluzione nel corso delle stagioni? Io penso che sono stato, quando facevo l'under a Giulianova, e magari era difficile per allenatori mettere su magari tre quarti ruoli scomodi, che gli under, dove magari vengono messi terzini o altro, quindi magari ci stava. Poi sono andato in eccellenza e penso che ho trovato persone che mi hanno dato veramente tanto e ho avuto la forza di rialzarmi, persone che tuttora sento quasi quotidianamente, e quindi dopo magari prendi più sicurezza, prendi consapevolezza dei tuoi mezzi, giocando anche prendi fiducia, e dopo magari le cose vengono da sé, vado in mezzo al campo senza pensare al gol, poi se viene sono ancora più contento. Domanda da parte di Stefano per Lorenzo Emili. Intanto c'è chi vorrebbe Emili a gennaio a Pescara da casa, però insomma poi vedremo. Io non penso che il Castelnuovo voglia privarsi, ma poi vedremo, mai mettere limiti alla provvidenza. Stefano? No, una domanda non sulla partita ma sul futuro di questo Castelnuovo, nel senso che a fine servizio ho detto il Castelnuovo approccia nel migliore dei modi un mese difficilissimo. Le partite in ordine sono queste: Trastevere, Notaresco, recupero con la Recanatese, Fiuggi e San Benedettese il 5 dicembre. È il mese verità per il Castelnuovo, se per ambire a qualcosa di importante. Sì, penso che il calendario per le prossime partite è molto difficile, le squadre sono attrezzate, però il campionato, cioè, di questo girone è difficile con tutte qualsiasi le squadre, a prescindere dalla posizione in classifica. E quindi qualsiasi partita è difficile, è ostica. Poi noi dobbiamo pensare solamente a noi, a quello che possiamo dare in mezzo al campo, e il mister credo che sposi appieno questa filosofia, ed è quello che appunto vuole, che pensiamo prima a quello che dobbiamo fare noi in mezzo al campo. Poi certo ci sono gli avversari, ma dobbiamo pensarci relativamente. Senti Lorenzo, ti chiedo se comunque poi al termine di una stagione come la scorsa, in cui il Castelnuovo ha fatto molto bene, poi quest'anno si è ripartito, se magari non ufficialmente ma ufficiosamente c'è all'interno dello spogliatoio la consapevolezza, magari, non lo so, di centrare un piazzamento playoff, come siete partiti? Anche considerando che venite da una gestione, quella di Fabio, che è stata confermata rispetto all'anno scorso, ecco. Sì, diciamo che gli obiettivi, non abbiamo un obiettivo ben preciso, però tutti quanti, lo spirito del gruppo è quello di andare in mezzo al campo e vincere ogni partita. Sicuramente lotteremo per i playoff, ma penso che tutti quanti siamo consapevoli che possiamo dare molto e possiamo toglierci molte soddisfazioni in questo campionato, quindi nulla è impossibile, possiamo lavorando bene possiamo veramente fare di tutto. E Castelnuovo è in corsa anche in Coppa ancora, sì.
E sì, tra le squadre che sono ancora in corsa anche in Coppa. E deve recuperare ancora, deve terminare in realtà il match con la Recanatese. Oh, vediamo un paio di episodi da Moviola, poi entreremo negli spogliatoi, ma salutiamo prima Lorenzo che è stato gentilissimo, ovviamente il post gara non ti rubiamo altro tempo. Vediamo solo un paio di episodi da Moviola. Stefano, vengo da te, perché che cosa hai messo da parte come episodi? Abbiamo visto il gol annullato ad Accammato quando eravamo sullo 0-1 e lo vediamo per posizione irregolare. Sì, con Accammato che si era mosso bene tra le linee delle maglie del Castelnuovo, ha fatto anche gol, poi eccolo qui, questo movimento ad entrare e poi uscire. Siamo al limite, molto al limite, secondo me non c'è fuori gioco. Dovremmo beccare il momento in cui c'è il passaggio verticale. Dovremmo beccare il momento. Siamo al limite, sicuramente il guardiere di linea è posizionato, il secondo assistente che è Piccini, Mattia di Ancona, sicuramente era posizionato meglio di noi. Comunque ha fischiato subito, ha alzato subito la bandierina e c'è stato questo fuorigioco. Lo chiedo ad Andrea. Andrea, a te che sensazione hai? Poi noi l'abbiamo rivista anche. Beh, oggi nel rivedere. Aspetta, che non ti sentiamo, Andrea. In precedenza, nel rivedere l'azione, ci è sembrato che Accammato fosse in linea. A me dici, scusami. No, chiedevo ad Andrea, che non sentivamo. Ah, okay. A me sembra sia in linea, anche se sì, è una decisione tutt'altro che semplice, perché c'è la classica situazione di incrocio col difensore che sta salendo e Accammato che poi in quel momento parte, quindi è molto difficile. Se è un errore, è un errore molto molto veniale. Capisco che però era una potenziale grossa palla gol per il Chieti. Poi c'è un altro episodio che vediamo. Sì, un rigore chiesto dal Chieti per atterramento di Accammato. Casimirri su Accammato. Sì, Casimirri su. Questo è il gol annullato a Ripa prima del vantaggio del Castelnuovo sull'1-0. Anche qui. Qui però poi l'abbiamo anche rivisto a Ripa. E forse con la testa davanti. Beh, sì, però sicuramente i guardalini sono messi meglio di noi, quindi. Questo è già. Siamo anche qui al limite, sì, però sì, sì, sembra sì, leggermente sì, avanti. Un pochettino più. Sì, sì, quello sì, di Accammato, sì, insomma, a me sembra in linea. Cioè, anche sì, qualche sì, centimetro sì, dietro rispetto al difensore del Castelnuovo. Certo. E poi c'era un altro episodio all'interno del servizio, un fallo all'interno dell'area di rigore, Casimirri su Accammato, ovviamente dal Chieti, su Accammato. È un calcio d'angolo, Casimirri che va a contatto con Accammato, Accammato si lascia e va giù per il direttore di gara, che forse era anche ben appostato all'interno dell'area di rigore, ha fatto proseguire, se riusciamo a avere le immagini. Comunque sì, hanno protestato più i tifosi che i giocatori in mezzo al campo e soprattutto invece il mister Luparelli, che poi eccolo qui l'azione di questo atterramento a centroarea. Poi tra poco ci sarà anche, eccolo qua. Sì, eccolo qui, c'è una Andrea abbraccio pensi? A centroarea. Penso che qualche arbitro fiscale ben appostato potrebbe anche dare il rigore, però è una di quelle situazioni che sinceramente non è che tra virgolette mi scaldino tanto, no? Da un punto di vista è una di quelle cose che vediamo spesso. Certo, la palla va proprio nella zona del giocatore del Chieti atterrato, peraltro la trattenuta, se c'è, non mi sembra così vistosa e plateale. Ripeto, qualche arbitro fiscale potrebbe anche dare questo calcio di rigore, però insomma è una situazione un po' borderline, dai. Sicuramente lui accentua un po' la caduta. Però il contatto c'è. Comunque, innanzitutto salutiamo Lorenzo Emili, lo ringraziamo per essere stato con noi. In bocca al lupo Lorenzo per il campionato tuo e del Castelnuovo, e speriamo di vederci presto. Non per forza una doppietta. Possiamo fare anche prima. Ah sì, come no, con piacere. Grazie Lorenzo, grazie ovviamente al Castelnuovo. Ciao, grazie a voi, ciao. Stiamo per andare nella pancia dello stadio Angelini per sentire due allenatori. Intanto, a proposito di allenatori, ne è entrato uno in piattaforma, Marco Pomante, che ha visto. Ciao Marco!
Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao Jacopo. Tra poco veniamo da te per questa cinquina, per questa manita al vasto Girardi. Prima però scendiamo negli spogliatoi dello stadio Angelini di Chieti per sentire i due tecnici. Dopo Chieti Castelnuovo 1-3. Significa che noi stavamo perdendo già da subito e quando la squadra del Castelnuovo, che ha fatto la sua partita, ha trovato terreno giusto per le loro ripartenze e le loro individualità. E noi la nostra idea ce l'abbiamo, poi è chiaro che pronti via, prendi un gol in quella maniera, il primo tiro in porta della partita, la partita, vi ripeto, si mette in quelle condizioni. Qualche ragazzo casomai è andato un pochettino in difficoltà mentalmente, perché è un discorso esclusivamente mentale, e quindi bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe, e quello è compito mio. No, mi preoccupa solo un po' mentalmente per i ragazzi, per il resto stanno abbattuti giustamente, sono dispiaciuti, però bisogna alzare la testa, bisogna ripartire già da domani con la preparazione dell'altra partita, perché è un campionato che ci metterà sicuramente alla prova, però dalle difficoltà bisogna tirarsi fuori, perché se noi usciamo da queste piccole difficoltà esce fuori un gruppo rafforzato e quindi ci permette di fare dei risultati. Se facciamo fatica a gestire questo momento, significa che dovremo soffrire fino alla fine. Ma oggi i ragazzi della curva, come al solito, non ci hanno contestato, qualcuno al di là ci hanno chiesto di dare di più perché vogliono gente che lotta, come noi stiamo cercando di fare, ma in questo momento non raccogliamo. Ma non c'è stata la contestazione da parte della curva. No, no, di aggressività, di cattiveria agonistica ce n'è voluta tanta, per il campo, per la squadra che affrontavamo, che secondo me è una buonissima squadra. Siamo stati bravi a soffrire in certi momenti, anche se nel primo tempo abbiamo concesso 3-4 situazioni proprio perché abbiamo perso palla in uscita e ci abbiamo regalato noi certe situazioni. Però nello stesso tempo avevamo gli spazi per andare a fargli male, che abbiamo fatto poi anche nel secondo tempo, ma è una situazione che potevamo già chiudere nel primo tempo, però degli errori hanno tenuto in partita il Chieti fino alla fine, e su questo dobbiamo lavorare. Dicevo prima, mentre salivo le scale, pensavo al presidente Buccilli. Ad Antonio Buccilli, che sì, ti ha voluto. No, infatti è stata una persona, penso, importantissima per il Chieti, ma poi a tutte quell'anno che sono stato qui abbiamo fatto delle cose strepitose, e le ricordo ben volentieri, sicuramente. Stefano, torno da te per chiederti un po' il sunto di questa partita, insomma, che tipo di Castelnuovo hai visto e soprattutto il Chieti che continua a mancare il successo interno, comincia a diventare una specie di tabù l'Angelini. Sì, lo è a tutti gli effetti, perché il Chieti in casa non sa più, non sa vincere, e quindi inizia a essere un problema, perché di solito il campo di casa è un fortino, poi soprattutto quando hai uno stadio così e quando hai un tifo anche di quelle dimensioni come quella della curva Volpi, casa tua deve essere un fortino, no? Inespugnabile. Invece vediamo che il Chieti fa fatica in casa, invece fuori casa riesce a esprimersi maggiormente. Non lo so se potrebbe essere un problema, no? Di soggezione, nel senso che forse poi ai primi mugugni i giocatori, quelli più giovani soprattutto, iniziano ad avere paura. Credo, non penso sia quella, però fatto sta che il Chieti in casa non riesce a vincere. Castelnuovo, che ha fatto la sua solita partita fuori casa, quella che si chiude bene gli spazi, e poi quando la squadra che affronta viene avanti per creare qualcosa di importante, riesce a mettersi con la velocità dei suoi lì davanti, no? Con De Gidio, Emili, oggi lo ha fatto benissimo Morelli, che per la prima volta abbiamo visto in campo titolare, ha fatto veramente una grande partita, e quando questi tre se ne vanno in campo aperto sono micidiali, ecco. Questa è la chiave della partita. Insomma, però dispiace per il Chieti, che deve tirarsi su da queste posizioni così brutte. Adesso diciamo che insieme al Vasto Girardi sono nei play-out, però Chieti che è stata costruita per altri obiettivi in estate, no? E per non fare quella
quasi brutta figura che ha fatto anche due anni fa poi col campionato bloccato col Covid, quindi c'è bisogno di lavorare. In tanti hanno anche tra i tifosi chiedevano un attaccante, il mercato adesso è chiuso, si è chiuso l'altro giorno, chissà se arriverà qualche svincolato, comunque bisogna aspettare il 1° dicembre adesso. Oh, io volevo chiedere a Marco Pomante se si aspettava questo inizio del Castelnuovo e questo inizio del Chieti a questo punto, visto che sono due insomma squadre abruzzesi del girone che riguarda il Pireto, prima di andare a vedere invece la cinquina con cui ha regolato il Vasto Gerardi. Marco, te lo aspettavi questo inizio del Castelnuovo e questo del Chieti che in casa proprio non riesce a vincere? Ma del Castelnuovo sicuramente, perché sapevo la forza della squadra, poi quest'anno si è rinforzata ulteriormente perché ha preso giocatori come Ripa e Marianeschi, che sono giocatori in questa categoria, fanno differenza. Per quanto riguarda il Chieti, secondo me ci può stare perché è normale, è una neopromossa, è il campionato di Serie D, un campionato difficile. Da quello che ho visto che il Chieti nell'ultimo periodo ha cambiato un po' di giocatori, quindi ci sta che... Ci sta quel periodo di assestamento, diciamo, per la rosa. Passiamo adesso, Stefano, resta con noi. Sì, Andrea. San Benedettese e Notaresco, questo è il prossimo calendario del Chieti. Cioè, la classifica non è bella e il calendario è particolarmente impegnativo. Poi, magari in trasferta questa squadra ha fatto bene a inizio campionato e riuscirà a fare bene anche nelle prossime trasferte, però sono gare molto difficili, quindi io sono d'accordo con quei tifosi che chiedono la punta. Una punta serve assolutamente, da affiancare ad Akamadu, serve un centrocampista più di struttura e probabilmente serve anche un difensore. Io l'altra volta ho chiesto a Lucarelli il barcamenarsi tra essere riconoscenti tra chi ti ha portato in Serie D e ti ha fatto vincere il campionato di eccellenza e poi dover fare i conti con una squadra da rinnovare per la nuova categoria, per il nuovo campionato. Probabilmente c'è bisogno di fare qualche altro cambiamento per essere un po' più sicuri, perché poi se si inizia a mettere male, uscire fuori da quella secca non è affatto semplice. Eh sì, hai perfettamente ragione. Chi non ha questi problemi in casa è il Pineto, che oggi ha distrutto il Vasto Gerardi 5-0, servizio di Roberta Di Sante, vediamo. Giornata da incorniciare per il Pineto, che si esalta e davanti al pubblico di casa batte 5-0 un malcapitato Vasto Gerardi e riscatta la sconfitta di Fiuggi. La formazione abruzzese gioca una delle sue migliori partite, una gara senza storia, con parziale di 3-0 già a fine primo tempo grazie alla tripletta di un ritrovato Minnozzi e che gli adriatici in superiorità numerica legittimano nella ripresa. La formazione di casa indirizza la partita fin dalle prime battute, sbloccando il risultato già al sesto. Barlafante dalla destra vede Pezzotti sul palo lontano e lo serve. Di Stasio si oppone, ma l'estremo molisano nulla può sul secondo tentativo, quello vincente di Matteo Minnozzi, che vale l'1-0. Dopo il gol subito, i molisani tentano di uscire fuori dalla propria metà campo. Al 13° angolo di Alagia, la girata di Acunzo però è preda di Mercorelli. Quello dei molisani è solo un break, sono gli adriatici a tenere in mano il pallino del gioco e a sfiorare anche il raddoppio. Non si chiude il triangolo tra Barlafante e Della Quercia per l'opposizione fallosa di Secondo, che viene ammonito, un'ammonizione che poi si rivelerà decisiva. Calcio di punizione di Pezzotti in area, la spizza di testa di Della Quercia lambisce il palo. È il preludio al raddoppio, che arriva puntuale al minuto 33. Intelligenza tattica di Mininkleri, che anziché calciare a rete serve Pezzotti. Il diagonale di prima intenzione e il tapin vincente di Minnozzi, che mette a segno la personale doppietta. E una solo bianca-azzurro al 36° Pineto vicino al Tris. Cardella per poco non sorprende Di Stasio, impreciso nell'uscita, e Ruggeri salva sulla linea. Il Vasto Gerardi, tramortito dalla maggiore intraprendenza dei locali, accenna la reazione al 43°, guida dalla bandierina e imbecca Stranieri, ma il colpo di testa termina largo.
In chiusura di frazione piove sul bagnato per i molisani al 45esimo secondo, già ammonito, perde la marcatura su Della Quercia e lo trattiene rimediando di nuovo il giallo e la conseguente espulsione. E le emozioni di un primo tempo roboante non sono ancora finite, perché c'è spazio anche per la terza rete biancazzurra. Dopo un minuto Minnozzi raccoglie da Domizzi e di prima intenzione supera per la terza volta Di Stasio, meritandosi la palma di Man of the Match, firmando la personale tripletta e scrollandosi definitivamente di dosso gli acciacchi d'inizio stagione. Nonostante il largo vantaggio nella ripresa, il Pineto non si accontenta e dopo appena 3 minuti cala il poker con Cardella, che raccoglie il filtrante e piazza il piattone in fondo al sacco, mettendo di fatto la partita in ghiaccio. Il Vasto Girardi in inferiorità numerica prova a farsi vedere in avanti con Guida, che al settimo impegna Mercorelli, bravo a chiudere sul primo palo e dire no alle flebili speranze molisane di riaprire la contesa. Ma è troppo poco e nel finale il Pineto gioca sul velluto. Alla mezz'ora azione personale del neoentrato Picciollo, che si accentra e va alla conclusione dalla distanza, che sorvola di poco il 7, e al 37esimo la ciliegina sulla torta di una giornata praticamente perfetta, lampo di Barlafante dalla distanza col sinistro che toglie le ragnatele dall'incrocio, fa manita e strappa applausi con un eurogol da vedere e rivedere. Al triplice fischio esulta il Mariani Pavone, che festeggia la domenica perfetta. Un Pineto più consapevole delle proprie potenzialità ritrova il secondo posto e tallona la coppia laziale in vetta alla classifica. Partita da dimenticare, o se vogliamo da tenere bene a mente, per i molisani, che dopo 2 vittorie consecutive in campionato subiscono una sconfitta pesantissima che deve far riflettere. Allora Marco, 5 gol, uno più quasi più bello dell'altro per costruzione o per fattura tecnica. Insomma, io credo che sia difficile, non lo so, poi l'allenatore va sempre a cercare il pelo nell'uovo, però io penso che te oggi sei rientrato negli spogliatoi a fine gara, hai fatto i complimenti ai tuoi e anche a te stesso, eh? No, ma sicuramente, perché i ragazzi hanno fatto una grossa partita, ci tenevamo tanto a riscattare la sconfitta di Fiuggi e oggi abbiamo messo in pratica tutto quello che diciamo il 100% di quello che dovevamo fare a Fiuggi, perché a Fiuggi praticamente abbiamo fatto una grossa partita, però sotto porta non siamo stati tanto cattivi, invece oggi siamo entrati con la cattiveria giusta, abbiamo fatto una grossa mole di gioco, siamo stati diciamo perfetti dal punto di vista della cattiveria, dell'atteggiamento e tatticamente. E poi, come ci scrivevano da casa, è chiaro che se te hai Minnozzi che è tornato al 100%, Cardella che comincia a segnare con regolarità, Barlafante che fa un gol più bello dell'altro, ci scrivevano probabilmente questo è il miglior attacco del girone. Ora non sta a te dirlo, però lo diciamo noi, o no? Ma non lo so se è normale, che io lo dico sempre, io ho in mano una rosa importante, una rosa formata da grossi giocatori, ma non è che il Pineto ha solo Cardella, Minnozzi e Barlafante, anche lo stesso Menincleri che sta facendo un grosso campionato, lo stesso Sciarcelluti che è rientrato da infortunio, Picciollo, giocatori come Paoli Pepe che in questa categoria possono fare differenza. È normale, sono consapevole di avere in mano una squadra forte, devo essere bravo io a metterli in campo nel modo giusto e nel momento giusto. Pineto perfetto, Roberta, oggi. Oggi penso che abbia giocato una delle migliori partite disputate sin qui. Che cosa ti ha convinto di più? Ma indubbiamente ho visto un Pineto assolutamente sceso perfettamente, cioè bene in campo fin dalle primissime battute. E poi lo dicevo anche al mister nel post gara, anche dopo il 3-0 ho visto una squadra che è tornata in campo nella ripresa e aveva ancora fame. E quindi mi è piaciuto molto l'atteggiamento di oggi della squadra. Pensi che la sconfitta di Fiuggi di settimana scorsa assolutamente rigenerante, facciamo come ha detto prima Guidi, io Montevarchi non la dimentico, Marco Pomante Fiuggi non l'ha dimenticato. Io non lo so che cosa gli ha detto ai giocatori dopo la partita, no, perché spesso, come si suol dire, si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma secondo non me so, è stata, se sei d'accordo, ma secondo me è stata rigenerante. Io sono un allenatore che le sconfitte le dimentica difficilmente.
Per me è più facile dimenticare le vittorie come questa di oggi, quella di Fiuggi non la dimentico, ma soprattutto perché abbiamo fatto una partita importante su un campo importante, però non abbiamo avuto la lucidità e la cattiveria giusta per fare gol, perché abbiamo creato tante occasioni da gol. Una squadra come la nostra che crea così tante occasioni da gol non può finire una partita del genere sconfitta. Meritate, perché la sconfitta è stata meritata, perché alla fine Fiuggi ha fatto la sua partita e meritatamente ha vinto. Però oggi la squadra ha messo in pratica tutto quello che, togliendo la partita di Fiuggi, togliendo la partita di Castelnuovo, ha fatto sempre vedere, perché anche con Nereto, io come ho detto a Roberto in sala stampa, con Nereto siamo partiti forte. Oggi, a differenza delle altre partite, la partita siamo stati bravi a chiuderla. Invece le altre, con Nereto, col Trastevere, abbiamo tenuto sempre la partita in bilico e, sai, di fronte ai squadre importanti che la partita da potrà possono pareggiare. Oh, ci sono tante sollecitazioni da casa. Un saluto alla Roby, a Pomante, da parte dei pinetesi, oggi un grande Pineto. Prima ci hanno scritto complimenti alla società, al mister, al DS Gianmarino, al presidente, un po' a tutti. Poi ti chiedono cosa pensi dell'avvio del Pescara, te lo chiedo dopo. Andrea, hai una domanda rapida per Marco Pomante? Sì, se intanto lo saluto Marco, se quella partita di Fiuggi dice anche quello che può essere il margine di crescita di questa squadra, perché effettivamente ci sono degli elementi importanti. Tu lo scorso anno hai, in quel periodo molto difficile con il Covid, creato questa identità di squadra che vi state portando anche in questa stagione. Se è quello l'ulteriore salto di qualità da fare, e poi più in generale, chi teme di più tra queste due laziali, che forse abbiamo sottovalutato nei pronostici iniziali, o il suo maestro Giovanni Pagliari, che sta facendo molto bene a Recanati? Quindi identità di squadra, ulteriore step da fare, e poi queste considerazioni sul campionato. Ma per quanto riguarda i margini di miglioramento ce ne sono tanti, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. È normale che abbiamo giocatori che, come lo stesso Minnozzi, che viene da un momento che lui praticamente è partito 2 settimane in ritardo, la preparazione non l'ha fatta, e quindi già lui fisicamente è uno che a livello organico fa fatica. È normale che gli serviva uno step per mettersi, diciamo, alla pari degli altri, ma lui ancora, secondo me, ancora non è al 100%, perché può fare molto di più là. Normale che oggi ho fatto 3 gol, sembra che sia tornato Minnozzi dell'anno scorso, però lui deve crescere soprattutto a livello di prestazione, a livello di aiuto di squadra. Per quanto riguarda tutto il resto della rosa, sì, c'è grosso margine di crescita. Ci sono giocatori anche come lo stesso Picciolo, che è entrato oggi, che è un grosso giocatore, lo stesso Sciarcelluti, lo stesso Esposito che sta giocando poco, però anche lui è partito in ritardo, viene da un brutto infortunio, quello dell'anno scorso, che è successo, ma si è fatto male al braccio l'anno scorso a Campobasso, è partito anche lui in ritardo di preparazione. Sono giocatori che secondo me proveranno il loro spazio e ci daranno una grossa mano. Per quanto riguarda chi temo, guarda, io l'ho detto sempre dall'inizio del campionato, è un campionato equilibratissimo, dove ci sono quelle 7-8 squadre che se la giocheranno fino alla fine, perché se la giocheranno alla pari, perché a parte le due laziali, noi e la Recanatese, ma poi c'è anche lo stesso Notaresco, lo stesso Castelnuovo. Non sottovalutiamo la Sammettese, è vero che il ritardo è importante, però ha una rosa forte, in grado di vincere tante partite. Poi c'è anche lo stesso Fano, che è partito, ha una rosa importante, non è partito benissimo, però ha tutte le carte in regola per risalire la china. Marco, prima di salutarti, perché come ti avevo promesso ti avrei liberato presto, anche se qua chi deve liberare chi sarei io che dovrei essere liberato tra 5 minuti, ma va bene, fa niente, stasera è andata così, tanto mi piazzano sempre quando ho la diretta, mi piazzo i posticipi, vabbè, dei Champions, ok. Ti chiedo l'avvio del Pescara, un po' altalenante, titubante troppo, oppure per te che conosci molto bene l'ambiente di Pescara e anche la Lega Pro, diciamo che poteva essere messo in preventivo un avvio del genere? Sì, ci poteva stare una via del genere, però è normale che il Pescara ha una rosa importante. Io non mi aspettavo una partenza del genere, però diciamo che il Pescara, lo sto seguendo, offre delle ottime prestazioni, però
A volte non è fortunato in certi episodi, poi c'è una squadra come la Reggiana che diciamo che sta facendo un campionato a parte, perché anche oggi, se non mi sbaglio, ha vinto. E quindi diciamo che no, è difficile, è dura perché il campionato di Lega Pro ne vince uno solo e poi ci saranno dei playoff lunghissimi, sai, è dura. Io penso che la partita di domani sarà un crocevia importante, perché perdere punti a Cesena allontanerà il Pescara ancora di più dalla vetta della classifica, e sarà dura, perché poi sai, quando ti trovi a 10-11 punti della prima in classifica non è facile, anche perché davanti a te ci sono tante squadre. È vero che il Pescara è una rosa importante, però secondo me la partita di domani sarà una partita importantissima. Marco, tu che conosci bene Auteri, secondo te come sta vivendo questo fatto che alterna sempre il modulo? E poi insomma sappiamo bene che il modulo è importante, anche se voi allenatori a volte sminuite, ma il modulo massimizza quello che è il materiale che avete come allenatori a disposizione. Questo fatto che lui sia il mago del 3-4-3 ma sia spesso costretto a cambiare, secondo te quanto è per lui una costrizione, visto che lui adora insegnare un certo tipo di calcio? Ma sinceramente a me fa strano, dico la sincera verità. Io inizio anno, quando anche voi mi chiedevate che caratteristiche di Auteri, io ho sempre detto che lui era un amante del 3-4-3. Difficilmente cambiamo modulo. Io ho sempre detto che lui è il classico allenatore che non si adatta ai giocatori, ma ai giocatori che si devono adattare al suo stile di gioco, al suo modo di gioco. Però se ultimamente sta cambiando, vuol dire che non sta trovando la giusta quadratura con il suo modulo ideale, sta provando altri moduli, però lui è un allenatore esperto, penso che se mette in pratica altri moduli vuol dire che c'ha dei giocatori adatti a fare, per esempio adesso sta facendo il 4-3, quindi penso che non è un allenatore navigato, un allenatore esperto, un allenatore che in Lega Pro ha vinto tanto, però è normale che io ti dico che, siccome lo conosco bene, l'ho avuto come allenatore, ti dico, mi fa strano vedere Auteri giocare con un altro modulo. Certo. Grazie Marco, solo per chiudere con una battuta, te non hai mai avuto il mal di testa con Auteri, no? Cosa? Non hai mai avuto il mal di testa, come è successo a Galano, a Val di Fiori? Allora, no, il mal di testa diciamo che l'anno di Serie B diciamo che ho preso 80 gol, più di mal di testa, mal di pancia, la febbre, sai, ogni domenica era... Però dai... Era per altra cosa. Grazie, sì, Marco. Ho capito. Dai. In bocca al lupo a Marco Pineto. Ciao mister, ciao. Grazie per essere stato con noi. Roberta, ciao, 20 secondi. Che cosa dà di più questa vittoria 5-0, anche nelle proporzioni, alla convinzione del Pineto? Perché lo ricordiamo che tutto sommato, e se vediamo la classifica, il Pineto rispetto al primo posto è lì, eh? Sì, Pineto innanzitutto ha mantenuto... A due punti dalle prime in classifica. Sì, sì, assolutamente. Questa è una vittoria secondo me molto importante, sia perché il Pineto veniva da una sconfitta che seppur insomma, la prestazione c'era stata, però il risultato poteva essere anche da un punto di vista mentale una sconfitta cocente. Quindi c'era da riscattarla e c'era da riscattarla subito. Riscattarla così, con una prestazione di questo tipo, e mi ha colpito molto quando Pomante già dalle scorse settimane aveva detto questa è una formazione che ha ampi margini di miglioramento, e io sono convinta di questo. Sì. Quindi avere ritrovato un Minnozzi che ti segna 3 reti, e tra l'altro lui ha appena detto che non è ancora al 100%, un Mininclery che oggi non ha segnato ma ha messo pesantemente lo zampino sulla seconda rete, grandissima intelligenza tattica. Insomma, vuol dire aver ritrovato sicuramente più convinzioni in quelli che sono i propri mezzi, e anche da un punto di vista mentale è una cosa è una vittoria secondo me importantissima, certo. Oltre al fatto che tu non perdi il treno delle due laziali. Intanto qui mi scrivono già dei messaggi per cui dovrei fare dei gesti apotropaici, però ci fermiamo per la pubblicità. Roberta resta con noi, poi al rientro vediamo purtroppo le note negative di Vastese e Nereto. Tra poco.
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del Pallone Live. Oh, ci eravamo dimenticati, giustamente, mi hai corretto durante la... Non corretto durante la pubblicità, Roberta. Mi hai ricordato una cosa importante, che il Pinento ha dedicato la vittoria. La vittoria, sì, a Sandro Daniele, che purtroppo è scomparso proprio in settimana. Il presidente Silvio Brocco ci teneva a dedicare questa vittoria a lui, visto che comunque era un stava con il settore giovanile. E insomma era grande tifoso del Pineto e dunque questa vittoria di oggi e dunque, è dedicata a lui. Ovviamente ci uniamo alle condoglianze. Giustissima la dedica. Adesso andiamo a Tolentino, dove la Vastese esce sconfitta di misura 1-0, servizio. Dopo tre sconfitte consecutive, seppur di misura, la formazione Cremisi torna al successo e conquista l'intera posta in palio interna nei confronti della Vastese. Ospiti guidati da mister D'Addario in campo con il consueto 4-3-3, con un trio offensivo iniziale composto da Attili, Alonzi e Alessandro. In casa Cremisi molti gli indisponibili, pesa in maniera fondamentale l'assenza di capitan Padovani, fermo per un problema muscolare. Pertanto mister Mosconi si affida a due mezze punte, Zammarchi e Severini, schierati in avanti, supportati a centrocampo da Salvatelli, Mengani, Miccoli, Tortelli e Capezzani. Linea difensiva a tre con Nonni, Bonacchi e Strano. Parte spingendo subito sul piede dell'acceleratore la formazione di casa, quest'oggi in campo in maglia nera. Dopo nemmeno un giro di orologio, il diagonale di Zammarchi finisce al lato. Susseguentemente ha una deviazione. All'ottavo di gioco, con i pugni respinge l'estremo difensore di Rienzo, sfera che giunge sui piedi di Salvatelli, che da lunga distanza spedisce fuori misura. Al 23esimo, susseguentemente al secondo angolo in favore dei padroni di casa, questa volta ci prova Bonacchi, sempre dalla lunga distanza, ed il pallone finisce di poco fuori del bersaglio della porta ospite. Al 25esimo sono i padroni di casa a premere, azione penetrante di Zammarchi che elude una serie di avversari, ma alla fine la sua conclusione risulta essere assai debole. Un minuto dopo la mezz'ora, per la prima volta gli ospiti si fanno vedere in avanti con Ceccacci, che però mette a lato. Il risultato cambia al 34esimo, dalla destra Severini crossa, stop di petto di Salvatelli, appoggio in avanti per Zammarchi che di tacco deposita in rete alle spalle di Rienzo. Prima rete in maglia Cremisi della vittoria per l'ex attaccante del Campobasso. Al 43esimo manovra ospite, si ritrova il pallone sui piedi Vittorio Attili, il cui destro però si spegne poco fuori dallo specchio della porta difesa da Bucosse. La prima frazione si chiude con un nuovo cross di Severini che mette sulla testa di Tortelli, pallone che finisce sull'esterno. Nella ripresa il primo quarto d'ora scivola via senza alcun sussulto nonostante le varie sostituzioni effettuate, e proprio al 15esimo il nuovo entrato Scaffetta dalla destra prova un tiro cross che in due tempi Bucosse riesce a fermare. Al 20esimo punizione dai 30 metri in favore sempre degli aragonesi, stoccata di D'Alessandro, Bucosse risponde in due tempi. Al 28esimo ancora Severini, uno dei migliori in campo quest'oggi, illumina per Miccoli, che viene però murato al momento della conclusione. Sempre Severini al 42esimo viene fermato come un uomo lanciato a rete da Ceccacci. L'arbitro, grazie al difensore, estraendo semplicemente il cartellino giallo. Nonostante i 5 minuti di recupero, si chiude l'incontro con il successo dei padroni di casa, che salgono così a quota 12 in classifica dopo 8 gare, in virtù di 4 vittorie e 4 sconfitte. Stefano, che è rimasto con noi, Stefano Recanati, abbiamo visto le immagini, insomma, purtroppo creato poco la Vastese, mi è parso di capire dagli highlights. Io non ero a Tolentino, però sembrata una produzione un po' poca. Sì, nemmeno io, però da quello che abbiamo visto nel servizio, ci fidiamo, Vastese oggi veramente poca cosa, si è vista poco contro una squadra che comunque sta facendo bene contro il Tolentino, però per la Vastese è sicuramente un passo indietro, no? Dopo la vittoria sul campo del Notaresco, il pareggio con il Chieti, sembrava che in casa aragonese si era trovato un po' la quadra, no? Dopo tutte quelle brutte vicende anche societari, con le dimissioni del direttore, poi il rientro, quindi alcuni giocatori che sono arrivati, quindi sembrava che
qualcosa fosse cambiato, e invece oggi un'altra battuta d'arresto contro il Tolentino. La classifica non è bella, la classifica della Vastese a questo punto. Oggi non è peraltro bella. Ti interrompo, Stefano, perché ci ha fatto sapere Nicola Sposetti, che ha realizzato un servizio, che da Dario non è andato in sala stampa. Immaginiamo. Lo immaginiamo, perché anche dopo le recenti dichiarazioni, no, soprattutto quelle che erano venute dopo la partita del con Notaresco, ci può stare che con questa partita così brutta, se è vero. Quindi ci conforta il fatto che quello che abbiamo detto all'inizio, che la Vastese oggi non c'era sul campo del Tolentino, quindi sicuramente da derby è arrabbiato. Oh, Roberta, te l'hai vista domenica scorsa la Vastese in 20 secondi, perché siamo veramente in ritardo. No, ti dico che impressione hai avuto settimana scorsa, anche vedendo gli highlights di questa settimana? Ma io più o meno mi sembra di aver visto più o meno la stessa Vastese, nel senso che, anzi, forse oggi, come diceva Stefano, anche un passo indietro, perlomeno per quanto visto dagli highlights. Io ho visto una squadra domenica scorsa, l'ho già detto, a cui secondo me manca qualcosa, soprattutto negli ultimi 16 metri, perché o anche a livello di costruzione a centrocampo c'è qualcosa che non va, perché comunque non riesce a creare occasioni importanti, e il solo Alessandro non può bastare. Assolutamente, vedremo. Vediamo il giro dei servizi, andando a Recanati, dove la sconfitta è ancora più netta per il Nereto, che perde 6-0 contro i Leopardiani di Giovanni Pagliari. Servizio tutto facile per la Recanatese, che contro il malcapitato Nereto offre una prova di forza e dà un segnale al campionato. I Leopardiani rifilano ben 6 reti ai rossoblù, che tornano in Abruzzo con la consapevolezza che per cercare di lottare per la salvezza ci sarà da fare veramente tanto. Partenza a tutta velocità per la Recanatese, che già dopo un solo giro di lancette si ritrova in vantaggio. Corner battuto dalla sinistra da Giampaolo e perfetto tocco di testa di Sbaffo a centroare che supera Diglio. I giallorossi mettono subito la partita in discesa. Al settimo ci prova il giovane Quacquarelli, ma Diglio evita la capitolazione. I padroni di casa dominano col Nereto, che non riesce a uscire dalla propria metà campo. Al 14esimo Giampaolo pennella per la testa di Minella, che però difetta nella mira. Gli abruzzesi mettono il naso fuori dal guscio al 20esimo, quando Boito calcia al volo da buona posizione ma spedisce il pallone sopra la traversa. Al 24esimo la Recanatese fa le prove generali per il raddoppio. Senigalliesi crossa e Sbaffo al volo trova l'opposizione di un difensore rossoblù, che devia il pallone in corner. Trascorrono 120 secondi e gli uomini di Pagliari trovano il 2-0. È ancora lo scatenato Senigalliesi, sicuramente migliore dei suoi nella prima frazione, a scodellare una perfetta palla al centro, dove rompe Giampaolo, che fa secco Diglio. I Leopardiani giocano sul velluto, col Nereto che fa solo girar palla senza creare grattacapi alla difesa di casa. Sul doppio vantaggio giallorosso si chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa rientrano gli stessi 22, col Nereto che cerca di trovare il varco giusto, ma al 13esimo subisce il terzo gol. Somma entra in area e viene toccato da Brunozzi e cade a terra. Per l'arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Sbaffo, che supera Diglio firmando la personale doppietta. Trascorrono altri 3 minuti e arriva anche il 4-0. Minella parte in contropiede, allarga verso Senigalliesi, che in diagonale fulmina Diglio. I ritmi si abbassano vertiginosamente, sia Pagliari che Bitetto pescano dalla panchina, visti anche i prossimi impegni, e proprio dalla panchina arrivano gli ultimi 2 gol di giornata. Prima alla mezz'ora defendi a capitalizzare al massimo un assist di Sbaffo per il 5-0, poi 5 giri di lancette dopo è Minicucci a gonfiare la rete per un più che rotondo 6-0, che sta a certificare la superiorità della Recanatese, la quale guarda con ottimismo alla trasferta di Fiuggi. Il Nereto dovrà invece dimenticare in fretta questa giornata in vista della cara casalinga contro l'Aurora Alto Casertano, un vero e proprio spareggio tra ultime della classe. Eccoci rientrati, davvero siamo in chiusura, ma intanto è cambiato il risultato nel derby, però vabbè, non è cosa ridi? Ma come, il rigore ora ritira Çalhanoğlu in barba a tutti i gufi, gol di Çalhanoğlu. Comunque devo dire che fare gol sul rigore al Milan di questi tempi è un'impresa, cioè avere un rigore a favore e segnare anche. Sì, è un buon inizio. Va bene. Guardate che la partita è lunga. Certo. La partita è lunghissima.
Ne vedo, Roberta, abbastanza imbarazzante, purtroppo, perché... È vero che ha bisogno di tempo. Te l'hai fatto quando hai fatto Pinedo Nereto. Pinedo disse, abbiamo bisogno di tempo. Però il problema è che, vediamo la classifica, tempo non ce n'è tanto. No, in realtà il tempo, ce ne sarebbe anche, ma che il problema è che secondo me mancano le basi a questo punto, perché comunque non soltanto oggi, ma anche in altre gare purtroppo si sono viste, insomma, in maniera abbastanza evidente le lacune di questa squadra. Quindi tempo ce ne sarebbe pure, però il mercato, tra l'altro, adesso non riaprirà prima di un mese, per cui aggiustamenti non ne sono stati fatti, e così com'è questa squadra. Tra l'altro domenica prossima c'è un match point importantissimo contro l'Aurora Alto Casertano, sì. Sarebbe una partita assolutamente da non perdere, anzi da vincere per il Nereto. Però anche in questo caso, insomma, se la squadra oggi l'abbiamo vista contro la Recanatese, che comunque ha ben altra caratura, probabilmente non sono queste le partite che il Nereto deve vincere, però quindi diciamo che una sconfitta con la Recanatese ci può anche stare, anche sì, se sì. Il risultato è pesantissimo. Sono le classiche partite per cui si dice non sono queste le partite, ecco, però non sono questi i campi su cui andare a fare punti, è vero. Però il risultato è pesantissimo e ci può anche stare una domenica che vada così. L'importante poi è però non sbagliare, Andrea, non so, correggimi se sbaglio, non sbagliare quando le partite, cioè, sono scontri diretti e valgono più di 3 punti. Cioè, prima ci spiegavo, se il Nereto non prende rinforzi retrocede. Io adesso questo sì. Non so, dopo 8 giornate, però è anche vero che... Perciò ti dico, di tempo ce ne sarebbe pure, però bisognerebbe, tanto, però bisognerebbe cercare di fare qualcosa, solo che adesso il mercato è chiuso, riaprirà tra un mese. L'allenatore è stato già cambiato, si parla di una rosa che possa essere anche modificata abbastanza, e bisogna dire che già il Nereto ha cominciato a mettere dentro diversi calciatori. Insomma, probabilmente la campagna acquisti estiva è stata non fatta bene, sbagliata. Anche chi è arrivato dopo forse non sta dando granché, però insomma mi sembra che la situazione a Nereto sia piuttosto complessa. A dire la verità, tempo ce n'è, perché siamo solo all'ottava giornata, però anche qui vale il discorso che ti metti lì giù e poi è difficile venirne fuori. Quindi è probabile che quando si riaprirà tra poco nuovamente il mercato, il Nereto debba incidere, e se non si riuscirà a far rinforzare la rosa in una maniera adeguata, rischia di essere un calvario questa stagione, pur avendo, e questo è indubbio, un allenatore esperto come Bitetto, che ad esempio lo scorso anno è arrivato a Giulianova e in poco tempo ha trovato una identità di squadra. E qui invece vedo che sta facendo fatica, forse perché questa squadra rispetto al Giulianova dello scorso anno è anche mediamente inferiore sotto tanti punti di vista. Quindi è dura per il Nereto. Oh, vediamo il prossimo turno, lo analizziamo con Stefano, che è rimasto in collegamento con noi. Stefano, ti stai divertendo? Come sempre. Grandissimo. Anche perché, insomma, so già che più o meno che partita, su quale campo sarà impegnato, che dove arriva il Trastevere, Castelnuovo Trastevere, Castelfiardo Notaresco. Noi ovviamente la mettiamo ore 14:30, ma lo ricordiamo, prima ci hanno scritto quando si recupera la partita con del Notaresco, non lo sappiamo in questo momento quando sarà recuperata, anche perché è ancora in divenire la situazione in casa Notaresco. A Castelnuovo arriva una delle due capoliste. Stefano, che partita ti aspetti? È una partita difficile perché il Trastevere ha avuto un buon impatto con il campionato, il Castelnuovo non vuole perdere ancora contatto, e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Vediamo se si giocherà a porte chiuse a Castelnuovo, ma sicuramente una partita tosta. Vediamo gli altri impegni del turno numero 9 di campionato. Eccoli qua, Fano Tolentino, Fiuggi Recanatese, trasferta per il Chieti a Piedimonte Matese. Come diceva Roberta giustamente, intanto c'è il pareggio del Milan, e qui in studio mi esultano praticamente quasi in faccia Calulu. Matese Chieti
trasferta Piedimonte Matese, quello a cui facevi riferimento te Roberta, Nereto, Aurora Alto Casertano, trasferta a San Benedetto per il Pireto contro il Porto d'Ascoli, impegno in casa per la Vastese contro la San Benedettese, e sarà rispetto a una San Benedettese che abbiamo visto ad inizio campionato tutt'altra San Benedettese, e poi Vasto Girardi, Monte Giorgio. Sono le 21.06, io devo chiudere, assolutamente. Grazie Roberta. Grazie Jacopo, buonasera a tutti. Grazie Stefano, ciao Stefano. Ciao a tutti, ciao ciao. Grazie anche ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao ciao a tutti. Intanto è o è Tomori o è... mi sembra più autogol comunque, però... Allora, vediamo. Aspetta che... È autogol di De Vrij. Complimenti, gran colpo di testa però. Sì. Che cosa fai? Cosa esulti te? No, perché a Fantacalcio chi gioca... Ah, c'è l'altro avversario! Pensa che noi vergogna. Siamo felici per questo. Che vergogna! Va bene, va bene. Oh, ovviamente domani sera, come vi dicevo, a partire dalle ore 20:30, l'appuntamento con l'Abruzzo del pallone live. Non c'è replay, ovviamente, perché il Pescara è in campo. Ci sarà Andrea Costantini, Paolo Renzetti dal Manuzzi di Cesena per il pre-gara, la partita e poi il post-gara di Cesena-Pescara. L'Abruzzo del pallone, formato Serie D, torna tra 7 giorni. Buona domenica.